una grande promozione, ben il 35% di sconto per l'acquisto di crediti sul sito, è il link qui in descrizione, ragazzi. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepo.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Vi porto un nuovo squad builder, altri giocatori, ancora una volta Ben Yedder. Ormai Ben Yedder è sempre presente negli squad builder, perché in molti mi chiedono Ben Yedder e io lo porto. E in più diciamo che è una carta molto interessante, un attaccante molto interessante, e non, e costa quel che costa, e vediamo così squad builder. E salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la funzione della campanellina, e qui in descrizione troverete il link ai nostri social, con i Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Allora, in questo squad builder, Mendy, Mukiele e Ben Yedder, tutti non scambiabili. Mukiele era disponibile tramite obiettivi e lo sto provando ora, e devo dire che non è assolutamente male, è abbastanza rapido. Mendy costa tantissimo, 130.000 crediti, ma è non scambiabile, così come Ben Yedder. Come potete ben vedere, anche questi tre giocatori sono francesi. Per lo più sembra vada molto la Francia come nazione. E non è una cosa negativa assolutamente, perché è ricca di giocatori interessanti. Io qui ci metterei come primo difensore centrale tipo un Hernandez. Il prezzo, il budget è di 800.000 crediti. Quindi in linea di massima si può magari mettere un Upamecano come difensore centrale, che costa tantissimo, 180.000 crediti, 183. Però devo dire che fa tripla intesa, devo dire, fa tripla intesa con Mukiele ed è una cosa ottima. Così in porta qui ci possiamo mettere magari un altro difensore, un altro portiere che non è della Bundes. Il 4-3-3 che state vedendo ora è solo come iniziale, come modulo iniziale, però possiamo mettere il 4-5-1, che è uno dei moduli più usati per effettuare le ibride, per creare un'ibrida. Come difensore io ci metterei Lenglet. E non Varane, perché Varane mi pare che costi ancora un bel po', effettivamente, parlando 230, 281. Però ci metto l'Engle, così mi dà l'opportunità di risparmiare qualcosina e di avere comunque un difensore centrale di tutto rispetto. In porta ci mettiamo Ter Stegen, perché va benissimo e possiamo dire che a mani basse è uno dei migliori portieri a parer mio. Poi è da provare anche. Sto provando Courtois grazie a un nostro iscritto e un iscritto, e devo ringraziarlo. Lo ringrazio, non so se guarderà questo video, comunque lo ringrazio. E grazie a lui, sponando appunto Courtois, e Ter Stegen e Courtois sono simili. Vediamo di provare anche Ter Stegen più in là. Come esterno, ecco, esterno adesso, prima voglio vedere un po' il centrocampo. Perché? Perché se mettiamo Ben Yedder qui possiamo avere la possibilità di metterci magari un Martial qui e di metterci un Sissoko, che mi va a creare altro centrocampo, un altro centrocampo. Come altro centrocampista possiamo metterci un giocatore magari della Premier League. Allora, facciamo un cambio momentaneo così. Mettiamoci qua un centrocampista. Io direi Pogba, però Pogba, sempre Pogba, no. Allora, vediamo un po' chi poterci mettere. C'è un Bruno Fernandes, che anche come centrocampista centrale non sarebbe male. Wijnaldum, va benissimo secondo me metterci un bel Wijnaldum. Perfetto, però spostiamo qui Sissoko, perché mi deve dare intesa a Ben Yedder. Poi, dobbiamo vedere l'esterno. Allora, a sinistra ci possiamo mettere Rashford, volendo. E a destra Lucas, perfetto, perfetto. Però Rashford troppo costoso, ma va benissimo come esterno, insieme a Lucas. Allora, se volete mettere un esterno, o Rashford o Martial. Avete due giocatori che possono giocare benissimo sia da esterni sia da attaccanti. Ben Yedder in attacco, e il modulo possiamo fare il 4-4-2. In questo caso non arriva nemmeno a 800.000 crediti, arriva a 750.000 crediti, un periodo nel quale comunque i prezzi sono scesi, ed è una cosa assolutamente positiva. In linea di massima con questa squadra va benissimo, perché comunque Ben Yedder appunto a questa difficoltà, tra virgolette, ovvero che è francese nella Ligue 1, quindi non si può ibridare tantissimo. Però grazie all'Engley o Pamecano possiamo metterli tranquillamente. Come sostituto a Wijnaldum possiamo metterci magari un Bruno Fernandes, che ha più le fattezze, le fattanze, le caratteristiche di essere un centrocampista offensivo, però anche come CC non sarebbe nemmeno male mettercelo. In linea di massima questa squadra va bene, perché comunque abbiamo giocatori rapidi, abbiamo almeno un 85 di velocità, abbiamo anche fisico 79, insomma è molto equilibrata e non mi dispiace assolutamente. Quindi passiamo alla prossima squadra, che è un po' più difficile, perché sono 250.000 crediti di budget, con giocatori quali João Félix in forma. No, scusatemi ragazzi, ho sbagliato, non è quella la squadra che devo fare, è invece composta da Gomez in forma, Ederson in forma e Atal in versione SBC. Allora, come esterno ci voglio mettere un Mahrez, perché mi dà almeno un minimo di intesa ad Atal. Come difensore centrale il problema è qui metterci un bel difensorino centrale che sia altrettanto valido. Io potrei metterci magari un Ake, che è sceso tantissimo e va bene, anzi meglio devo dire. Però non mi convince particolarmente. Dove sta? Che è 7.000. Poi abbiamo un Sanchez volendo.
Dai, ci metto Sanchez perché abbiamo bisogno di 200.000 crediti massimo e deve essere competitiva per la VL. Vediamo se Wijnaldum possiamo metterlo e poter inserire e andare a non sforare il budget. Come terzino a sinistra, allora possiamo metterci un Reguilon oppure magari un Alex Telles o magari un Tierney, però non mi convince particolarmente. Io ci metterei magari un Alex Telles come esterno sinistro. Allora, va benissimo a parer mio magari un Felipe Anderson. Ma se vogliamo andare un po' più nel dettaglio, metterci un Maximen che è più valido per la VL, che è sceso, è arrivato a 20.000, meno male, meno male. Sissoko invece a quanto è arrivato? Perché prima l'ho messo ma non mi ricordo il prezzo. Sissoko potrebbe andare benissimo qui. Come centrocampista qui ci dobbiamo mettere magari un giocatore del Manchester City, scusatemi. Ma anche no, perché volendo possiamo metterci un attaccante, anzi ci dobbiamo mettere un attaccante. Allora, come attaccante Vardy, non lo so il suo prezzo. Costa poco, però va benissimo perché è molto molto rapido. Aguero potrebbe tornare tranquillamente utile in questa squadra. Perché? Perché abbiamo due giocatori che ho provato insieme, Aguero e Vardy, e insieme formano veramente una bella coppia d'attacco. E con 190, massimo 190.000 crediti, abbiamo creato una bella squadretta, molto valida per la VL, che può giocare col 4-2-3-1 e col 4-4-2-3-1, sì, volendo sì, e col 4-4-2 altrettanto sì. Allora, vi faccio vedere come vi farei questa squadra col 4-4-2 mettendoci Sissoko e Wijnaldum come centrocampisti centrali, Vardy e Aguero come attacco. E volendo possiamo già partire di base col 4-4-2 e giocare così. La difesa è molto solida, la velocità di base, anzi di media, scusatemi, 82 con 70 di tiro, 75 passaggi, 82 in dribbling, 76 in fisico. Non è assolutamente male come stats di base, di media, scusatemi, per un prezzo, per un budget di 180.000 crediti, 190.000 crediti. È davvero un'ottima squadra, ma contiamo che ho messo questi tre giocatori come non scambiabili. Se li metto come scambiabili il prezzo sale, e non di poco, ecco, perché Gomez costa un sacco nella versione in forma, la versione base costa altrettanto, 100.000 crediti, 120, insomma è un buon difensore centrale perché l'ho avuto contro ed è difficile da superare in velocità, poi anche un minimo di fisico, anche difesa, veramente un bel difensore centrale Gomez. Anche Sanchez fa la sua, la difesa secondo me è molto equilibrata, così come il centrocampo, perché abbiamo un minimo di fisico per i centrocampisti centrali e di difesa, velocità che non è altissima per Mahrez, però viene compensato dalla qualità di Mahrez nel dribbling, nel passaggio. Vardy e Aguero sono due attaccanti un po' simili, un po' diversi, perché Vardy è più veloce di Aguero, però meno dribbling, invece Aguero è più tecnico, con tiro e dribbling. A parer mio è una squadra che può andare bene, magari possiamo metterci un Vardy, Gabriel Jesus, insomma, essendo che abbiamo un attacco della Premier, possiamo sbizzarrici un po' come vogliamo. Però devo rispettare il budget di massimo 200.000 crediti. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di queste squadre. In questo video vi ho portato solo due squadre. Spero vi piacciono. Se non vi piacciono, commentate qui sotto. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace a questo video. Condividete. Hashtag NMF. Con Giovispo, vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli.